Ora ritorno sulla prima pagina di Libero, il 25 aprile, Liberazione, un bidone pieno di nulla. Iuri Maria Prado. Prego, Senaldi. Vabbè, beh, innanzitutto non ho scritto io, l'ha scritto No, Prado. beh, l'ho Comunque, in sostanza, sottolineato come è ovvio. questo. Secondo me, il 25 aprile, con tutti a casa e tutti che lo festeggeranno, allo stesso modo, sarà finalmente una festa unitaria. Perché è ovvio che è stata una ricorrenza importante, la liberazione dal nazifascismo va festeggiata, però se un appunto si può fare in questi anni è che in parte è stata un po' divisiva, no? Sinistra contro gli altri, perché la sinistra, a torto o ragione, io non sono uno storico, ma ha rivendicato solo a sé il valore della libertà e del 25 aprile, la lotta al nazifascismo. Cosa che a spanne mi sembra che non sia così. Però diciamo così, il fatto che lo festeggeremo tutti allo stesso modo, tutti a casa, forse sarà la prima volta che sarà una festa davvero unitaria. Quindi non è un bidone. No, a noi, l'abbiamo sempre contestato perché non è una festa, è stata una festa un po' scippata agli italiani dal nostro punto di vista, perché l'Italia si è liberata o è stata liberata tutta e sembra che ne sia stata liberata solo una parte, il cui scopo poi era soggiogare l'altra. Grazie a Grazie Senaldi, grazie a anche Marco Revelli. So che insomma a te. Prego. Marco Revelli la pensa in maniera significativamente diversa, ma ce lo ha già detto e ce l'ha già spiegato. Grazie davvero per essere stati con noi.